Secondo voi, qual è il metodo migliore per un ristoratore per vendere il suo prodotto per asporto? Oggi la maggior parte dei ristoratori propone il takeaway, ma è proprio così semplice venderlo? Sicuramente vi sarà capitato sui vari social network di vedere alcune mie fotografie di cibo, e riguardo a queste vorrei raccontarvi una storia. La fotografia del cibo è qualcosa che mi ha intrigato, incuriosito da molti anni. Purtroppo però, preso dai vari lavori che stavo facendo, non avevo mai trovato il tempo per studiarlo approfonditamente e capire come andava fotografato il cibo. Quest'anno mi sono trovato un sacco di tempo a disposizione, ecco che ne ho approfittato per imparare anche questa cosa. Ho fatto le mie prime prove con i piatti che preparava Giovanna. Giovanna ha un'enoteca a Buia e propone i piatti tipici della sua terra, ovvero la Sardegna. Ammetto che inizialmente ci sono state un po' di difficoltà, sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista pratico, ovvero della costruzione del set. Ecco che mi sono ritrovato ad andare ad acquistare un sacco di accessori. Non solo, mi sono ritrovato anche a gironzolare per i mercatini dell'usato, dove poter trovare quella chicca che alla fine sul set fotografico della fotografia di cibo fa veramente la differenza. Quindi, perdendoci del tempo, studiando e lavorandoci su, ecco che le fotografie sono migliorate. Oggi come oggi, Giovanna può utilizzare queste fotografie per proporre i suoi prodotti. E come lo fa? Utilizza le piattaforme social, fa dei bellissimi post utilizzando una fotografia e la descrizione del piatto. E così è riuscita ad entusiasmare i suoi clienti. Ora, non so dirvi se anche a merito della fotografia o semplicemente perché questi piatti sono squisiti, però quello che è vero è che se non mostriamo il nostro prodotto, molto difficilmente riusciremo a venderlo. Quindi possiamo dire che avere successo con il takeaway è relativamente facile. Basta avere delle buone fotografie e un po' di fantasia per scrivere i post.